Bentrovati amici dell'equitazione, siamo Camilla e Fabrizio e continuiamo ad accompagnarvi fino a Fiera Cavalli Verona con questi appuntamenti di cavalli on live, dove speriamo di vedervi tutti. Anzi, vi diamo già appuntamento sin da ora al nostro stand, vi aspettiamo. E non ci dimentichiamo che queste pillole sul mondo che amiamo sono frutto di una collaborazione per il benessere del cavallo e del binomio. E non solo ringraziamo WISP, Ecopneus e Fiera Cavalli che ci ospita in questa piattaforma per le nostre dirette, ma anche a tutti coloro che hanno dato un contributo a questa bellissima iniziativa. Apriamo oggi con l'Ioness Coliseum, una puledrina che nel suo nome racchiude i simboli di Roma e di Venezia, che speriamo siano un buon auspicio per la sua vita futura, e tramite il video vedremo i primi istanti della vita di questa puledrina. Ciao a tutti, siamo Matteo Mazzato e Martina Sonzogno, titolari dell'allevamento Scuderia Hellock. Assieme all'allevamento Boscomignolo Quarter Horse, nelle persone di Emanuele Stefani e Ilaria Barbonaglia, vi presentiamo il nostro progetto, l'Ioness Coliseum Live. L'Ioness Coliseum Live è un progetto nato con l'intento di presentare la vita di un puledro e la sua quotidianità alle persone che non sanno esattamente come si svolge, insomma, la nascita e la vita di un puledrino. Tutto questo dalla nascita, dalle prime ore di vita, fino agli show. In queste immagini vediamo Martina Sonzogno che sta accarezzando per la prima volta il puledro. È la prima volta che il puledro vede un essere umano. La puledrina sta facendo la pipì come reazione probabilmente anche a questa conoscenza. È un atto molto semplice e facile, ma che non tutti conoscono. In queste immagini invece la puledrina sta uscendo dopo 4 giorni dalla nascita per la prima volta in un paddock. Esce e la sua reazione ovviamente è quella di felicità, di conoscere il mondo esterno e di liberarsi cineticamente, di muoversi il più possibile. Altro elemento fondamentale che mostreremo in tutto il nostro progetto è la progressione della conoscenza di alcuni elementi, spostamento delle anche, mettere la capezza, come si fa, con che tempistiche, quali possono essere le reazioni, anche perché tutto ciò che viene presentato nel momento immediato in cui viene eseguito. Ecco, in questa immagine precisamente, in particolare, c'è la prima volta che l'Ioness Coliseum mette la capezza, ma ovviamente prima sono stati svolti altri esercizi. In quest'altra immagine Ubi affronta un piccolo gradino su un bancale ed è la prima volta che lo fa. Secondo elemento invece il sostare su un bancale. Sembra un elemento molto simile al primo, ma hanno delle dinamiche totalmente diverse. Altro importante passo è quello di non aver paura di nulla, quindi nelle prossime immagini vedremo come si affronta ad esempio un elemento esterno, uno stimolo si dice tecnicamente, che può portare alla paura. Vediamo che la puledrina a circa 6 mesi viene a conoscenza con dei sacchi e di elementi spaventosi. Ciao a tutti! Ciao! Ed ora torniamo a Perugia. Ecopneus ha effettuato gli interventi di riqualificazione con gomma riciclata e il professor Francesco Porcello, direttore dell'ospedale veterinario della facoltà di Perugia, ci guiderà lungo il percorso di visita all'interno della struttura e ci mostrerà le soluzioni innovative che abbiamo messo in atto. Professor Porcello, non ci scordiamo che è stato il coordinatore scientifico delle webinar dedicate al benessere del cavallo e del binomio, binomio cavallo-cavaliere, organizzati da WISP ed Ecopneus lo scorso anno per studenti della facoltà di veterinaria. Abbiamo avuto ben 200 studenti di 12 facoltà veterinarie e a ogni partecipante veniva riconosciuto un credito formativo universitario. Il webinar ha avuto grande successo, verrà riproposto anche quest'anno, quindi aspettateci che torneremo. Buongiorno, siamo alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Questa facoltà ha investito molto nella clinica sia dei cavalli che dei piccoli animali e il rapporto di collaborazione che si è instaurato tra noi e Ecopneus WISP ha fatto sì che migliorassero molto le pavimentazioni dei box e delle aree dedicate ai nostri cavalli con il prodotto che hanno sviluppato in questo consorzio che è a base di polverino di gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Questa è l'area dedicata specialmente alle cavalle con i loro puledri. È indispensabile che la pavimentazione sia confortevole ed eviti scivolamenti, soprattutto quando le cavalle possono essere innervosite dalla presenza delle persone, visto che hanno il puledro appena nato. In questo caso tendiamo ad utilizzare molto meno trucciolo di legno rispetto a prima, perché con la pavimentazione che è stata montata in lastre di gomma riciclata, l'igiene è molto superiore a prima, in quanto la pavimentazione non è più assorbente. I nostri pazienti naturalmente hanno spesso problemi di stabilità, di andatura e anche dentro al box possono incorrere in problemi di stabilità. Un'area riadattata completamente è stata questa del tondino su fondo duro, in cui sono state utilizzate queste lastre e sono state unite attraverso una tecnica di saldatura che abbiamo sviluppato insieme al consorzio e al produttore, in maniera tale da avere una pavimentazione dura che consentisse l'analisi dell'andatura su terreno che non affonda e nello stesso tempo garantire che mentre il cavallo si muove le lastre, che non sono assolutamente saldate al terreno, non si spostano tra di loro. Un'altra zona che per noi è cruciale per la gestione degli animali nell'ospedale veterinario è quella dedicata all'isolamento delle malattie infettive. Abbiamo dovuto creare una zona isolata per l'isolamento malattie infettive e equini, ma anche piccoli e grandi ruminanti. E in questa zona, invece di utilizzare le lastre singole apposte una vicino all'altra, abbiamo optato, dopo consulenze diverse con le aziende che collaborano con il consorzio Ecopneus, abbiamo optato per un colato in opera che garantisce una pavimentazione completamente impermeabile. Alla fine di tutta la fase produttiva, la pavimentazione è morbida, soffice, diciamo, accogliente per l'animale che deve stare anche in decubito, spesso in decubito laterale, e nello stesso tempo non permette il passaggio né di liquidi né di altre sostanze e sicuramente non di germi al di sotto dello strato superficiale che è reso completamente impermeabile da un trattamento particolare. Questo è il locale di isolamento per i piccoli ruminanti su cui è stato installato dopo il colato in opera mangiatoia e strutture di contenimento. Naturalmente questo trattamento di pavimentazione permette di sfruttare la pavimentazione precedente colando su quella i materiali impermeabilizzanti. Quindi il polverino di gomma di cui è costituito, di gomma riciclata, di cui è costituito la base, a granulometria sicuramente diversa, viene prima colato, poi in seguito ricoperto da una resina che rende completamente impermeabile il tutto.
Per venire alla soluzione adottata sui cavalli, per i cavalli, queste sono i due box di isolamento per i cavalli con malattia infettiva. Naturalmente la pavimentazione è equivalente alla precedente, si adatta perfettamente alla tipologia di pavimentazione che c'era prima, ha reso la zona non solo impermeabile e facile da disinfettare, ma anche molto accogliente per gli sfortunati ospiti che ogni tanto purtroppo capitano nella struttura per malattie infettive contagiose. Ancora più raro, ma non meno importante, è avere ospiti in isolamento, malattie infettive, grandi ruminanti, e con la collaborazione instaurata con Ecopneus WISP siamo riusciti a rendere anche questa zona particolarmente utile per questa tipologia di pazienti. Sono molto contenta di poter presentare io questa ragazza, una campionessa, una vera amazzone, Costanza La Liscia, campionessa europea di endurance, che ci racconterà con la sua esperienza come nell'equitazione la parità di genere sia imprescindibile, perché la resistenza e la forza non hanno genere. Sono Costanza La Liscia e sono la campionessa europea di endurance in carica. Sono una studentessa nel terzo anno del corso di scienze motorie sportive presso l'Università degli Studi di Perugia. Ho solo 21 anni, ma se mi guardo indietro sono già molto orgogliosa dei risultati da me raggiunti, sia come giovane donna che come atleta. Dal 2020 sono ambasciatrice FEI Endurance Future e più recentemente sono stata insignita da parte del CONI della medaglia d'argento al valor atletico, risultato per me davvero molto importante. Pratico endurance, sicuramente la disciplina più dura del mondo dell'equitazione, dove donne e uomini competono insieme. Nelle gare di massimo livello percorriamo fino a 160 km in un unico giorno, stanno in sella anche 12 e 13 ore. Il rispetto del cavallo e il suo benessere in questa disciplina sono sempre al primo posto. Infatti, anche dopo aver tagliato il traguardo, la conferma del piazzamento si ha solo dopo che il cavallo supera una visita medico-veterinaria che ne accerta le sue condizioni fisiche ottimali. Un'altra mia grande passione è l'insegnamento, infatti sono tecnico endurance di terzo livello ed insegno presso la nostra scuderia Italia Endurance Stableland Academy, che si trova ad Agello, in Umbria, un posto meraviglioso che mi permette di esprimermi al meglio e di trasmettere la mia grande passione anche ai miei allievi. Una parola che per me ha un significato molto importante è il rispetto e una caratteristica che mi contraddistingue è la concentrazione. Infatti, quando mi prefisso un obiettivo, non accetto distrazioni che mi potrebbero in qualche modo far cambiare strada. Nel mio sport si crede che gli uomini siano avvantaggiati in quanto in grado di sopportare meglio la fatica, soprattutto nelle gare lunghe e dure come quelle dell'endurance, ma io credo che una donna ben allenata e con il giusto approccio mentale sia davvero forte e in grado di raggiungere ottimi risultati. Infatti, noi donne abbiamo due doti molto importanti, la sensibilità e la concentrazione, che ci permettono di capire al meglio il nostro cavallo, tutte le emozioni e le sensazioni che lui ci trasferisce per ottenere grandi risultati. Io credo che le cose vadano sempre conquistate, sia che tu sia donna o che tu sia uomo, attraverso il rispetto, la dedizione, la passione, il sacrificio, tanta motivazione che ci spinge ad andare avanti, ma soprattutto la voglia di migliorarsi e crescere sempre. Alle donne dico di non arrendersi mai, di lottare per raggiungere i propri sogni ed i propri obiettivi, di godersi la vittoria una volta che arriva, perché sicuramente se la sono meritata, e se arriva una sconfitta, di ricordarsi che da quella si impara sempre. Siamo giunti anche alla fine della seconda puntata, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo il nostro indirizzo email dedicato benessere del cavallo@wisp.it
E vi chiediamo e vi invitiamo di continuare a mandarci le vostre foto che continueremo a pubblicare sui nostri social, sulle nostre pagine Facebook. E nella puntata del 21 giugno alle ore 19:30, sempre qui sulla piattaforma di Fiera Cavalli, che ringraziamo per averci messo a disposizione questo strumento, andremo nei box dei nostri cavalli con due ricercatrici dell'università per parlare dei problemi batterici inerenti alle lettiere. Andremo a parlare quello che sono le cavalle di un allevamento di prestigioso del CEMIVET, Centro Militare Veterinario di Grosseto, e inoltre parleremo di trotto e galoppo, che non è ludopatia ma è anche sport vero, e andremo a vedere anche la quiete dei paddock dell'ippodromo di Vinovo, dove i cavalli campioni trovano si rilassano tra una competizione e l'altra. Grazie per averci seguito, ciao a tutti, alla prossima puntata. Vi aspettiamo.